di uno che entra nel suo 30° anno, non si smetterà di dire che è giovane. Ma lui, benché non riesca a scoprire in se stesso alcun mutamento, non è più così sicuro. Questa è Ingeborg Bachmann e il racconto è Il 30° anno, pubblicato nella raccolta omonima del 1963, ma è anche una riflessione importante sulla narrazione della giovinezza in un momento in cui i vecchi parametri del romanzo di formazione non sono più validi. Il mondo in cui si muove Ingeborg Bachmann è un mondo infatti in cui raccontare il passaggio dall'infanzia all'adolescenza all'età adulta non rispetta più gli stessi parametri che abbiamo visto nei classici. Farsi una famiglia, fare dei figli, trovarsi una carriera. Nel mondo di oggi, nel mondo contemporaneo, non sono più passaggi necessari. Ma allora come si diventa adulti oggi? A questa domanda proveremo a rispondere nel corso di 12 lezioni in cui useremo gli strumenti della letteratura ma anche quelli della cultura pop. Prenderemo per esempio canzoni, programmi televisivi, film che hanno caratterizzato una generazione nello specifico e i nostri protagonisti, con esercizi e discussioni, attraverso i quali i nostri personaggi prenderanno sempre più forma, arriveremo all'ultima lezione con il primo capitolo del nostro romanzo di formazione. Io sono Olga Campofreda e vi aspetto al nuovo corso online della Scuola Holden, il romanzo di formazione oggi, Raccontare la giovinezza.